Benvenuti, questo canale si chiama Teen Science ed io sono Marco. Questo è il primo di 8 video sulla microbiologia. Nel video di oggi farò una introduzione sulla storia della microbiologia, giusto per darvi un'idea di cosa questa branca della scienza comprenda e qual è stato il percorso per arrivare al progresso scientifico e al livello di conoscenza di cui godiamo oggi. Quindi gli argomenti di questi 8 video saranno la storia della microbiologia, e poi i virus, archea e procarioti, cellule eucariote, cellule vegetali e funghi. Poi nel 7° video farò un'introduzione sul materiale genetico, cos'è il DNA, l'RNA, e nell'8° e ultimo video parlerò delle teorie sull'origine della vita, sul nostro pianeta come verosimilmente sugli altri. Quindi cominciamo oggi con la storia della microbiologia. L'essere umano fa uso di microorganismi già da tempo immemore, anche se probabilmente senza saperlo. Pensate, 3.000 anni fa gli egizi già facevano la birra e per fare questo occorrono i lieviti. Oppure la stessa lievitazione del pane, la fermentazione del vino, la produzione dei formaggi. Quindi, prima della conferma della loro esistenza nel XIX secolo, già la loro presenza era stata ipotizzata da più di 2000 anni. Infatti, se torniamo indietro nel VI secolo a.C., in India, Mahavira già parlava di possibili microorganismi viventi nell'aria, nell'acqua e nel fuoco. Beh, tutto sommato 2 su 3 ci aveva azzeccato. Poi nel primo secolo a.C., nell'antica Roma, Marco Trentino Varro osservò come le popolazioni che vivevano vicino alle paludi si ammalavano piuttosto facilmente e quindi ipotizzò che dovesse esistere nell'aria qualche forma di vita che non era possibile vedere ad occhio nudo, ma che doveva esserci e che probabilmente entrava negli esseri umani tramite il naso e la bocca. 1000 anni dopo, in Iran, durante quella che viene definita l'età dell'oro dell'Islam, che fu un periodo di eccezionale progresso scientifico e culturale per l'epoca, diversi intellettuali come Avicenna ipotizzavano l'esistenza dei microrganismi e la associavano alle malattie, come in particolare loro fecero delle osservazioni sul vaiolo. Tornando in Europa, nel 1546, Girolamo Fracastoro, giuro, non me lo sono inventato, si chiamava così, Fracastoro, fece delle osservazioni relative alle malattie epidemiche e ipotizzò che esistesse qualcosa tipo dei minuscoli semini che causavano infezioni per contatto diretto o indiretto. Poi nel 1600 fu un continuo susseguirsi di personaggi che approfondirono gli studi del mondo microscopico grazie allo sviluppo dei primi rudimentali microscopi. Uno di questi fu Francesco Stelluti, che utilizzò un microscopio di progettazione galileiana, progettato da Galileo, e fece delle osservazioni sugli insetti, in particolare sulle api, e cominciò a descrivere questi dettagli che non erano mai stati visti prima ad occhio nudo. Lo stesso fece il naturalista gesuita Athanasius Kircher, che riportò le sue prime osservazioni con questi nuovi sistemi di ingrandimento delle immagini. Nel 1665 Robert Hooke anche fece delle osservazioni invece sui corpi fruttiferi delle muffe, ma nel 600 il personaggio più famoso e più conosciuto è l'olandese Anthony Leeuwenhoek, che nel 1676 riportò le sue osservazioni fatte con un microscopio di sua invenzione, che era a singola lente ma abbastanza potente da poter intravedere i primi batteri, che lui definì come animalucoli. Alla fine del 1700, nel 1796, il medico inglese Edward Jenner intuisce i principi di funzionamento della vaccinazione e ne dà una dimostrazione empirica con la vaccinazione contro il vaiolo. Però sarà il XIX secolo a segnare definitivamente l'ingresso nell'era della microbiologia moderna. Questo grazie al perfezionamento degli strumenti ottici e grazie anche a
personaggi di una genialità assoluta. Basti pensare a Louis Pasteur, il famoso biologo francese, che confutò la teoria della germinazione spontanea, introdusse i principi della teoria dei germi come causa delle malattie, lavorò a vaccini contro l'antrace, il colera, la rabbia, ideò i principi di sterilizzazione del cibo, come quelli per il latte, con ciò che oggi viene chiamata pasteurizzazione, fece luce sui processi di fermentazione ed altro. Un altro personaggio importante dello stesso periodo è Robert Koch, che enunciò i postulati di Koch, ufficializzando in questo modo, in maniera definitiva, il legame tra microorganismi e malattie infettive. Cosa dicono i postulati di Koch? Che se un agente infettivo è causa di una malattia, deve poter essere isolato dall'ammalato. Quindi questo patogeno può essere cresciuto in cultura e poi nuovamente reinoculato in un organismo sano, causando malattia, e da questo essere nuovamente isolato. Quindi questi principi che noi comunemente chiamiamo postulati di Koch in realtà furono il frutto di lavoro di più scienziati, tra i quali Friedrich Loeffler e Jacob Hennel. E sempre nello stesso anno, nel 1884, il danese Hans Christian Gram mette a punto l'omonimo metodo per la colorazione e distinzione dei batteri, appunto in gram positivi e gram negativi, una tecnica fondamentale che viene tuttora utilizzata in ogni laboratorio di microbiologia. Nel 1898 vengono scoperti virus, infatti Martinus Bejernik dà dimostrazione di come la malattia che causa la malattia mosaico del tabacco, che è una malattia delle piante che ha conseguenze economiche gravissime, mette a punto un sistema per dimostrare come questa malattia non sia causata dai batteri, ma sia causata di qualcosa di molto molto più piccolo, che erano appunto i virus. Sempre in ambito di virus, nel 1917, il biologo franco-canadese Félix Derel scopre i batteriofagi, che sono dei nemici naturali dei batteri e nei decenni successivi verranno studiati come alternativa agli antibiotici. Tra il 1918 e il 1921 fa la sua comparsa l'influenza spagnola, che causerà a livello globale più morti di quanti ne causò la Prima Guerra Mondiale. Nel 1929, con Alexander Fleming, si entra nell'era degli antibiotici. Infatti Fleming scopre la penicillina, il primo antibiotico che rivoluzionerà del tutto la medicina moderna. In generale il Novecento è stato un secolo di grandi innovazioni tecniche, tecnologiche. Già infatti nel 1931 venne presentato il primo prototipo del microscopio elettronico che permetteva di ottenere ingrandimenti infinitamente superiori a quelli del microscopio ottico. Negli anni 50 viene messo a punto il vaccino contro la poliomielite ad opera di Jonas Salk nel 1952 e a questo si affiancherà anche il vaccino di Albert Sabin nel 1957. Negli anni 60 viene raggiunto un importantissimo accordo tra tutti i paesi del mondo sotto la guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un piano di vaccinazione contro il vaiolo globale che per portare alla eradicazione totale di questa malattia, obiettivo che venne infatti raggiunto 20 anni dopo. Negli anni 70, quando si pensava che un po' tutte le forme di vita fossero state scoperte, nel 1977 Carl Woese e George Fox scoprono l'esistenza degli archea e nel 1981 Stanley Prusiner scopre invece i prioni. E nello stesso anno, nel 1981, Luc Montagnier descrive per la prima volta l'HIV, ovvero il virus che causa l'AIDS. Nel 1996 la NASA annuncia la scoperta di possibili organismi fossili, simili a batteri, in un meteorite di origine marziana.
La notizia poi verrà smentita, ma viene comunque aperto per la prima volta un importante dibattito sull'origine della vita al di fuori del nostro pianeta. Cominciano poi gli anni 2000 e gli anni 2000 cominciano con la crisi della cosiddetta mucca pazza, ovvero del rischio, mangiando carne contaminata, di sviluppare il morbo di Christian Jacob, ovvero dell'encefalopatia spongiforme. Questo mette in evidenza l'esistenza di nuove malattie che in qualche modo sembrano infettive, però non sono causate né da virus né da batteri, ma bensì da prioni. Nel 2001 poi per la prima volta fa la sua comparsa negli Stati Uniti il bioterrorismo, con la spedizione via posta di spore di antrace in lettere e pacchi. Seguirà poi un decennio caratterizzato da emergenze sanitarie che sottolineano l'importanza di investire in ricerca nel campo della microbiologia. Mi riferisco ad esempio al 2002 con l'emergenza della SARS, che era un coronavirus, nel 2012 l'allarme MERS, di nuovo un coronavirus, nel 2014 la crisi dell'Ebola, ancora una volta un virus. Un altro problema che è emerso negli ultimi decenni e che si fa sempre più pressante è quello della resistenza agli antibiotici da parte dei batteri. Questo significa che in futuro, poiché i batteri possono mutare velocemente, gli antibiotici che usiamo oggi potrebbero non essere più efficaci e fa paura lo spettro di una nuova era senza antibiotici a difenderci dalle infezioni e dalle malattie. Tuttavia, negli ultimi 20 anni, la nostra capacità di sequenziare il genoma dei microrganismi ci ha permesso di ingegnerizzare virus e batteri per uso medico. Infatti, negli ultimi 5 anni si sono fatti passi da gigante nella creazione delle prime cellule artificiali, a dimostrazione della sempre più approfondita conoscenza dei meccanismi cellulari. Intanto, nel 2019, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti ha approvato il primo studio clinico sulla terapia fagica, per contrastare i batteri non utilizzando antibiotici, ma i fagi, ovvero virus specializzati che in natura uccidono in modo altamente selettivo solo i loro batteri target. E infine, per concludere, l'ultima pagina di questa rassegna storica è il 2020. Il 2020 purtroppo resterà tristemente noto nella storia per la pandemia mondiale dovuta al coronavirus Covid-19. Ora, il genere umano da quando esiste ha dovuto sempre fronteggiare malattie infettive e il Covid-19 non è né la prima né l'ultima volta che questo succede. Ma, a differenza del passato, abbiamo le risorse scientifiche, abbiamo le risorse tecnologiche, abbiamo un vasto numero di scienziati, di ricercatori, di medici, di tecnici, come mai prima nella storia. E possiamo sviluppare test diagnostici, cure, vaccini in tempi molto, molto più brevi, per garantire la sicurezza e la salute di sempre più persone. Questa è la microbiologia e questo è quello a cui serve. È tutto. Grazie per avermi fatto compagnia. Ci vediamo al prossimo video, se volete, che per l'appunto sarà sui virus. Alla prossima!